La quarta domenica di Quaresima è al centro dei 40 giorni. Significa che ormai fra 20 giorni è Pasqua. È la domenica caratterizzata dalla gioia. Il colore dei paramenti cambia si adopera il rosaceo è la domenica caratterizzata dall'antifona d'ingresso che dice "Rallegrati Gerusalemme e voi tutti che l'amate, riunitevi, esultate e gioite voi che eravate nella tristezza, saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione. Eravamo nella tristezza? Eravamo rattristati per i nostri peccati, facevamo penitenza questa domenica la liturgia ci dà un attimo di respiro, cioè, però, guardate l'aspetto positivo della vostra penitenza. Siete consolati, il Signore è presente nella vostra vita, è Lui che vi libera dal peccato, è Lui la luce a cui dovete guardare. Nella quarta domenica di Quaresima, la tradizione antica romana proponeva il Vangelo del cieco nato. Quest'anno B invece leggiamo sempre dal Vangelo secondo Giovanni un altro episodio. Ci è proposto l'incontro di Gesù con Nicodemo, un grande saggio esperto di giudaismo che va da Gesù di notte e dialoga con lui. Le parole che Gesù gli rivolge sono una grande rivelazione. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Il giudizio non lo fa Dio mandando via qualcuno, è che la luce è venuta in questo mondo, ma ci sono degli uomini che hanno amato le tenebre, hanno preferito rimanere al buio perché nel buio si ruba meglio, nella penombra si sembra più belli. Non si vede lo sporco se c'è buio, la luce è venuta nel mondo per fare chiarezza e nella luce di Cristo si vede lo sporco delle nostre coscienze. E molti preferiscono la penombra o il buio per illudersi di essere sani. E non vedere le proprie magagne il giudizio è questo c'è qualcuno che rifiuta la luce mentre cristo è venuto come luce non solo che rivela lo sporco ma soprattutto come amore che pulisce che trasforma che supera lo sporco che ci può essere oltre allo splendido quadro teologico del discorso che Gesù rivolge a Nicodemo, le altre letture sono incentrate sulla storia della salvezza nell'Antico Testamento. La Quaresima è una occasione privilegiata per riscoprire la storia che ci ha preceduto. L'annuncio di Gesù, il Vangelo, non è campato per aria. Ma è inserito in una storia, è il vertice di un cammino. Tutto è cominciato con la creazione e il diluvio, che in qualche modo è la negazione del creato. Ma Dio ha fatto alleanza con Noè, ha rivolto l'arco contro di sé, ha promesso che non distruggerà la terra. Poi abbiamo ripensato ad Abramo e alla sua fede e all'annuncio che Dio non vuole la morte, ma la vita. Poi abbiamo ascoltato le parole, le dieci parole che Dio ha dato a Mosè come clausole del patto, la grande alleanza che lega Israele a Dio, parole di vita che danno la libertà. In questa quarta domenica... Ci è proposto però il dramma dell'esilio. La prima lettura ci offre un testo che è una specie di riassunto. Dal secondo libro delle cronache, in pochi versetti, ascoltiamo il racconto della disobbedienza di Israele, della caduta di Gerusalemme, dell'esilio e del ritorno dall'esilio. È una tappa importantissima. L'esilio in Babilonia segnò la storia di Israele. Fu un evento eccezionale, tragico, ma nello stesso tempo un momento di grazia, una rinascita. Quindi c'è l'aspetto negativo. Il popolo di Israele che ha fatto alleanza con il Signore non ha mantenuto fede. Non è stato fedele a quell'alleanza, ha tradito, ha avuto altri dei, non ha rispettato il sabato, ha ucciso, ha rubato, ha commesso adulterio, non ha onorato i genitori. E questo mondo di peccato rovina, il male fa male, vivere male distrugge e Gerusalemme crolla e l'impegno che si erano assunti va in fumo. Il paese viene occupato dai babilonesi, la città distrutta, il tempio raso al suolo. Un piccolo gruppo viene deportato in Babilonia, a migliaia di chilometri di distanza. Tutto sembra finito. C'è solo la morte. No. In esilio i profeti hanno il coraggio di tenere viva la speranza. Non è tutto finito. Il peccato non è l'ultima parola. La morte non è l'ultimo destino. E di fatti proprio dall'esilio rinasce Israele. E rinasce più forte e più bello di prima. Il ritorno, permesso circa 70 anni dopo, non è un ricominciare come prima. Ma è un ripartire di nuovo con un entusiasmo originale. È l'annuncio della consolazione di Dio. Rallegrati Gerusalemme, eri distrutta, ma puoi essere ricostruita. E così, nella seconda lettura, con un brano tratto dalla lettera agli Efesini, ci viene detto che noi, che eravamo morti per i nostri peccati, adesso il grande amore di Dio ci ha fatti rivivere. Il battesimo, di cui facciamo memoria in Quaresima, per riscoprirlo veramente, è il passaggio dalla morte alla vita. Eravamo morti, ma siamo rinati, ci ha fatti rivivere ci ha risuscitato con lui, ci ha fatto sedere nei cieli. Siamo salvati mediante la fede perché ci fidiamo di lui. La salvezza non viene da noi, è dono di Dio. La salvezza non viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Noi siamo opera sua. È il Signore che ci ha fatto rivivere. Anche noi viviamo il dramma del peccato, del fallimento, della fine e della grazia di Dio che fa ricominciare da nuova vita. Fra queste due letture, lo splendido Salmo 136 sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo. Gli ebrei esuli hanno appeso le cetre ai salici e piangono con questi alberi, non cantano più. Non c'è più motivo di cantare e invece ricomincia l'entusiasmo. Infatti è al passato. Là sedevamo, ma adesso abbiamo possibilità di cantare e vogliamo cantare e tenere Gerusalemme al di sopra di ogni nostra gioia. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Ecco la domenica centrale della Quaresima, col tema della gioia. Il ricordo di te. Mettere te al centro di tutto, Signore, è la nostra gioia, è la presenza del bene amato, è la speranza della vita, è la garanzia che la grazia è più forte del peccato, che la vita vince la morte. Rallegrati, Gerusalemme.